Voglio che tu sappia che li hai schiantati, sei il migliore. Un uomo che ha tutte le libertà del mondo, ma vive il proprio corpo come una prigione. Ci parli di questo? Questo personaggio è una rappresentazione del mondo in cui viviamo oggi. Tutto sembra molto facile, anche troppo. E non si tratta solo del sesso. Hai numero uno. Che è successo? Salute. Ma basta un semplice fatto a cambiare tutto. Per esempio, prendere l'aereo. Sembra un'operazione facilissima, ma quando nei mesi scorsi un vulcano è eruttato in Islanda, il mondo si è praticamente fermato per 3 settimane. Quello che sembrava garantito non lo era più. Si pensa solo agli oggetti, al materialismo, e si cerca di trovare così la felicità. E lo stesso vale per il porno. Tutto è a portata di mano, tranne il contatto tra esseri umani. È andata bene. Rifacciamolo stasera. Mia sorella suona da qualche parte in centro. Posso restare qui? Solo per qualche giorno. La cosa difficile è gestire l'intimità, gestire una relazione vera. Il mio personaggio cerca questa intimità, ma soffre. Non ama se stesso, anzi abusa di sé. Il tuo hard disk è una fogna, hanno riportato il tuo computer. Insomma, è osceno. Lentamente. Anche il titolo del film la dice lunga, no? Perché è shame, vergogna. Ho conosciuto persone che soffrono di questo disturbo compulsivo. La vergogna c'è, la provano. E vale per molte dipendenze. Il mio personaggio cerca un sollievo dalla sua dipendenza, ma non la trova. Prova invece una vergogna che gli torna indietro raddoppiata. Non ho risposte per il disagio del mio personaggio, ho solo cercato di capirlo. Ho capito che le persone come lui sono molto più di quelle che immaginiamo, ma io continuo a farmi domande. Anche questo dà un senso al mio mestiere di attore.